Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città. Buongiorno a tutte e tutti, siamo i Cantieri Meticci e vi diamo il benvenuto al nostro laboratorio di narrazione in cui appunto ci scambiamo delle storie, dei racconti per scrivere assieme poi dei piccoli testi, dei piccoli racconti di esperienze di vita. E nel frattempo le nostre artiste, che vedete appunto nei riquadratini, quindi Luana e Roberta, disegneranno a partire da queste storie e anche dagli argomenti che ci scambiamo e ci raccontiamo. Quindi verranno creati dei disegni, dei piccoli collage con materiali comunque molto poveri. E il nostro desiderio è che appunto ogni settimana ci siano delle creazioni di piccoli testi o di piccoli disegni che voi ci mandate per lettera. E l'indirizzo è Cantieri Meticci, via Gorchi 6, 40128 Bologna. E diciamo che appunto abbiamo anche attori che provengono da diverse parti del mondo, quindi sarà possibile anche condividere storie o racconti in lingue diverse dall'italiano. E oggi che siamo appunto al nostro terzo incontro parleremo di canzoni, quindi canzoni che magari per noi appunto si sono rivelate speciali come appunto facciamo sempre nei nostri incontri. Prima appunto partiamo da una lettura di un testo che ci ispira e ci introduce al tema e poi lo commenteremo e lo racconteremo insieme, raccontandoci anche delle idee su quali canzoni appunto ci ha rievocato questo testo o quali canzoni ci vengono in mente per fare poi un oggetto di una piccola scrittura. E per introdurvi un pochino, questo racconto è scritto da uno scrittore serbo che si chiama Danilo Kiš e lo ha scritto appunto quando era ancora molto giovane e lo abbiamo scelto proprio per introdurre il tema della canzone. In particolare Kiš racconta di una serenata dedicata a sua sorella Anna e proveremo appunto a far rievocare da questo testo delle canzoni che per noi appunto hanno avuto un significato particolare o ci rimandano a un ricordo nella nostra vita. Sentii dei rumori sotto la finestra e pensai che fossero venuti a uccidere mio padre. Ma un violino mise tutto in dubbio e dissipò la mia paura. Colui che suonava sotto la nostra finestra non era di certo un virtuoso, ma era chiaramente uno sbazzimante di mia sorella Anna. Il violino aveva una voce quasi umana. Qualcuno, innamorato cotto delle stelle di mia sorella Anna, cantava timidamente, cercando di dare alla propria voce un timbro virile e profondo. Eppure quel canto sembrava un mormorio. Perché il Signore ha creato l'amore? Perché le notti? Finalmente Anna trovò i fiammiferi e io la scorsi per un attimo, a quella luce debole, in piedi dietro le tende, tutta in bianco. Quando fu tornata a letto, sentii mia madre, commossa, dirle con il tono di chi enuncia una massima: Anna, ricordatelo per sempre. Quando uno ti fa una serenata, bisogna accendere un fiammifero. È segno che la si apprezza. Quietato dalla voce di mia madre, sprofondai di nuovo nel sonno, come in una foresta di profumi, come in una prateria verde. Al mattino trovammo sulla finestra un rametto di melo fiorito, simile ad una corona d'argento, e due o tre rose rosse sbocciate. E prima ancora che la maestra, quel giorno a scuola, ci chiedesse chi è l'asino che questa notte ha calpestato i miei rosai, io avevo già riconosciuto fin dal mattino, dal loro profumo, i fiori del giardino della signora Rigaud, perché c'ero andato a legare i rosai e a tagliare il lilà.
Non vuole dire che, a giudicare dalla voce, quell'asino che broccava le rose era il signor Fuchs Junior, il calzolaio, segretamente innamorato di mia sorella? Anna, dimmi, Anna, ho forse inventato tutto questo? I fiori, i profumi. Ok. Da queste parole di Danilo Kish, che appunto ha scritto questo racconto quando era molto giovane, e ricordando quindi appunto questa serenata che il calzolaio aveva dedicato alla sorella, e proviamo, come abbiamo fatto anche nei incontri precedenti, a vedere se ci ha suscitato un ricordo o anche un aneddoto particolare legato a una canzone a cui appunto teniamo particolarmente nella nostra vita. Sì, allora quello che volevo dire, quando ho avuto una maestra, lei cantava la stessa canzone ogni mattina. Ho cercato su internet per trovare le parole in italiano, però non le ho trovate. Era una canzone di Guibert. La posso fare? Chante, danse la bohème, faria, faria, oh. In realtà è la canzone che cantavo a mia figlia prima di dormire. E mi è venuto una canzone che si chiama Gracias a la vida. E è una canzone che mi ha permesso in certi momenti, magari di scoraggiamento, di un po' di tristezza, di farmi una coccola, di farmi una carezza, perché ha un testo nel quale io credo molto. Allora, dico la prima strofa che dice: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que hoy amo, que yo amo. Allora, questa prima strofa dice, vabbè, grazie alla vita che mi ha dato tanto. Mi ha dato due, come si chiama, la prima stella dell'alba. C'è un nome in italiano? No. Vabbè, lucero è la prima stella dell'alba, che è molto bella. Mi ha dato due stelle dell'alba, che sono, sarebbero gli occhi. Quando li apro, distingo perfettamente il nero del bianco, e nell'alto cielo il fondo è stellato, e nelle multitudini l'uomo che io amo. Vabbè, è tutta, cioè nel senso, una specie di inno a quello che abbiamo, e questa donna appunto mi fece molto, mi accompagnò molto in questa cosa di, insomma, di vedere, di, cioè, di essere riconoscente a quello che avevamo. Io da quasi 8 anni sono andato con la mia maestra, la prima maestra italiana, quando all'inizio di imparare la lingua italiana, e lei ha detto a 25 aprile deve andare alla Montessori perché c'è una grande festa. Festa del Partigiano a Bologna. Allora sono andato a Montessori, c'è grande giardina, i soli, e tutta la gente, tutti gli italiani fanno festa grandi, grandi a Montessori. C'è la festa dell'indipendenza. E ho sentito questa canzone, loro cantano il Partigiano. In italiano, io non lo so che significa il parole giustamente, perché quasi mese per me a Bologna, ma mi piace tanto il melodia, la musica. Ho detto, ma anche noi in Egitto abbiamo canzoni del Partigiano. E la maestra mi ha detto, davvero? Cioè, tu hai il Partigiano in arabo, questa canzone? Ho detto, no, ma come questa canzone?
E a questo momento l'inizio dell'idea, ho detto, ma va bene, io perché no? Devi capire che significa questa canzone. E ho fatto traduzioni fedeli per il parole, la stessa parole e con la stessa melodia. E io credo, io sono il primo persona in tutto il mondo che fa questa canzone in arabo. سعيد صبحية صيحت من نومي لقيت الغازي في بلادي سعيد صبحية صيحت من نومي لقيت الغازي في بلادي. No, niente, la musica chiaramente è importante, penso, per tutti, e sono mille i collegamenti con tanti fatti della vita. Fra i tanti, appunto, stamattina me ne è venuto in mente uno, non so neanche bene perché, però è stato abbastanza importante. Eravamo appena sposati, si parla di... Molti di voi non eravate neanche nati. E... 75-76, appena sposati, iniziavamo una nuova vita insieme, speranze, illusioni, ideali. C'era la guerra nel Vietnam, c'era Pinochet, che era il terribile dittatore in Cile. Quell'anno noi abitavamo a Firenze, c'era la festa dell'Unità alle Cascine, nel pratone, un prato enorme, sarà un paio di campi di calcio, e c'erano gli Intillimani. Per cui siamo andati lì, saremmo stati, non lo so, 20-30 mila persone, la temperatura è salita subito, e anche lì c'erano le musiche andine che andavano forte allora. Però poi hanno iniziato a cantare El Pueblo Unido, Amas era vencido, e c'è stata una esplosione di bandiere, di applausi, di pugni alzati, eccetera. Questo pratone era circondato da alberi, chiaramente, Cascina è un parco enorme, e gli uccelli che erano riparati per la notte si sono spaventati, sono alzati tutti, sono venuti fuori, e un attimo dopo si è aperto il cielo, è venuto giù un acquazzone enorme, e però gli spiriti non si sono calmati, insomma l'emozione è rimasta forte. Sentendo la nostra compagna di viaggio Irene che parlava di Maria di Buenos Aires, no, grazie alla vita, no, Teresa. Teresa, insomma, comunque due tanghi, mi è venuta in mente la nostra periodo tanghero, o tanghero come dicevano, e siamo andati a Londra al compleanno del capo di Paolo, che compiva 75 anni, personaggio molto... importante per noi, ma per il gruppo di amici inglesi di Londra, e lui ci obbligò quasi a fare un piccolo tango sulla musica di Oblivion. Non ci sono parole, quindi bisogna, è soltanto musica, è un'armonia per me bellissima, emozionante. E tra le altre cose la figlia di GV, di George, è la Rachel Weisz, l'attrice che adesso è abbastanza nota, si vede spesso, ha vinto un Oscar, e la figlia, l'altra, è una fotografa. Quindi per noi questi inizi tanti anni fa a questo punto sono stati molto importanti, e la musica ha così scandito certe situazioni. Il tango in particolare.
c'era un concerto di Alain Stivell che parlava, cantava in bretone. Mm. Sconosciuto completamente, qualche occhiata di sospetto e disapprovazione dai partecipanti alle varie mense che si godevano tortellini, zamponi e quant'altro. Arriva giù un battello d'acqua, scappano via tutti, lui rimane invece lì con i suoi musicanti sotto un fienile che faceva da copertura di fortuna e continua lo spettacolo veramente ammirevole, ma a questo punto con la musica, i ritmi e un coinvolgimento tale che siamo finiti a ballare sui tavoli, letteralmente sui tavoli, al suono della musica bretone, non capendo assolutamente niente di quello che, diceva. Molto bello. Come avete detto, riguardo alla vastità comunque della musica che appartiene alle nostre vite, quindi è anche difficile fare una selezione, e dovendo pensare comunque a una canzone che è appunto molto forte per me, è legata comunque alla mia terra, quindi Vesuvio di Spaccanapoli, in cui ci sono delle parole che sono legate comunque a delle immagini che appartengono soprattutto alla mia infanzia. Il mio paese è vicino Ercolano, quindi siamo proprio sotto il Vesuvio, e avere quella presenza comunque tutti i giorni, quotidianamente, è difficile comunque poter immaginare anche un controllo della vita, come anche dice questa canzone, tu tieni in mano a te sta vita mia, quindi diciamo l'esistenza di tutte le persone che vivono sotto il Vesuvio è legata appunto alla decisione di una montagna che fa rumore anche quando non fa rumore. No, mi piaceva sapere di O Vesuvio, qual è la canzone? Non la conosciamo. Ah, no. Vi posso far sentire un mini pezzettino di queste parole? La versione a cui mi stavo riferendo è cantata da Spaccanapoli, che è appunto un gruppo musicale napoletano storico che fa appunto della musica popolare. E, sì, vi faccio sentire appunto un pezzettino, soprattutto traducendolo, il pezzettino che è molto forte per me è «Si fumo, si non fumo o fai rumore». O fuoco che tu porta rindocoro, cioè sia che appunto sei in silenzio, sia che erutti o stai zitto o non fai niente, sei fermo lì, comunque fai del rumore, provochi del rumore. C'è un'altra parte che anche mi piace molto dell'uscire pazzo, cioè nel senso che esci pazzo, se non sei pazzo esci comunque pazzo, e sei giustificata, è giustificata questa pazzia dovuta appunto a questa paura costante, quindi trovi anche una comunanza con tutto il tuo popolo, una giustificazione appunto dell'essere pazza. E vi faccio sentire questo pezzettino. Si fumo, se non fuma, fai rumore. O fuoco che ti porta rindo cor, quando fa notte cielo se fa scura, solo ricordi te ci fa paura. Bene, se nessun altro ha una canzone, volevamo provare insomma anche un esercizio di scrittura collettiva a partire dal testo. E proviamo a fare una scrittura collettiva abbastanza estemporanea. Io avevo pensato al momento in cui lo scrittore ascolta questa serenata dal balcone e ci sono alcuni versi, c'è un incipit di questa serenata, ossia perché il Signore ha creato l'amore, perché le notti. Quindi, se vi va, proviamo insieme a continuarla questa serenata insieme. Perché il Signore ha creato l'amore. Perché tu possa cantare sotto la mia finestra. Perché il Signore ha creato le notti. Che caldo, perché tu possa pensare al mio corpo. Perché?
Perché? Perché? Perché? Perché Anna, vieni con me. Mia cara, mia dolcissima cara, dimmi perché i tuoi occhi sono belli come la luna. Perché sono grandi come la, quando la luna è piena e brillante. Dimmi perché i tuoi denti sembrano chicchi di riso. Ma decisamente non lo so, decisamente non lo so. Dimmi perché i tuoi capelli sembrano neri come il mare. Io veramente li ho biondi. Dimmi perché le tue dita sono lunghe come le canne del mare. Per suonare all'infinito. E i tuoi fianchi, dimmi perché, sembrano i cuscini del mio divano. Il mio divano e il tuo divano. È il nostro divano. Dimmi perché le tue braccia sembrano i rami dell'albero. Per abbracciarti stretta, più stretta che si può. E la tua schiena sembrano le dune del deserto. Oh no, questo no, non è vero, no no no. Il tuo naso mi ricorda un quadro dell'Ottocento. Sempre meglio che un quadro di Picasso. Ma io voglio l'Anna, Anna vieni via con me. Allora, appunto adesso, dopo questo breve momento di scrittura cantata collettiva, do la parola alle nostre artiste Roberta e Luana. Ok, no, è molto semplicemente, avevo bisogno di lavorare in grande e sono stata proprio fedele al testo, quindi fondo nero, buio, notte, e c'è questa sagoma di questa donna, è una ragazza, avete visto che mi ero fatta la sagoma, che però diventa anche la forma di una chitarra, perché ha il buco, quindi è un corpo che suona, in questa notte dove ci sono queste rose che poi sono diventati dei fiori e quindi il rosso, il segno dell'amore, il segno del romanticismo, sono fiori che illuminano la notte e che circondano questo corpo di donna che si sta lasciando andare e inizia a ballare, molto semplicemente. Allora, ciao, io invece ho iniziato a fare sovrologio giusto, a fare questo collage partendo da appunto dallo sguardo di una donna e sentendo un po' anche le suggestioni che avevate detto voi, avevate creato voi, quindi qualcosa legato alla musica come libertà, la musica come affetto, la musica come qualcosa di molto dolce. Tutti avete parlato di appunto ricordi molto positivi e poi mi piaceva anche ragionando sul contesto musicale, mi piaceva anche il fatto che la musica va al di là delle parole e quindi qui in mezzo c'è anche la Torre di Babele appunto a significare come la musica sia appunto un linguaggio universale. Lo devo completare, però insomma questo è un po' il senso. Bene, grazie a tutti di essere stati con noi. Io vi ricordo appunto il nostro indirizzo che è Cantieri Meticci, via Gorchi 6, 40128 Bologna, dove appunto potete mandarci i vostri scritti per lettera o anche i vostri disegni. Grazie infinite e alla prossima settimana. Liberi Dentro, i laboratori di Eduradio per il carcere e la città.